Resta con noi, che si fa sera, è ormai il tramonto ed egli entrò. Quando fu a tavola e prese il pane, lo benedisse e lo spezzò. Gli occhi si aprirono, loro capirono, lo riconobbero, lui sparì. Ardeva il cuore in noi nel conversare delle scritture lungo la via. E dai discepoli dissero poi: Cristo è risorto, è qui con noi. Nello spezzare il pane videro i due che lui era Cristo, figlio di Dio. Io non ti vedo, Dio, ma tu stai intorno. Io cerco i segni, tu sei qui. Tu sei risorto ed io non me ne accorgo. Se avessi un po' di fede, ti sentirei. Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni. Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno. I nostri capi lo hanno fatto condannare a morte. Noi speravamo che fosse lui a liberarci. Ti cerco come l'acqua quando ho sete. Ma ora lo so, tu sei come la brezza lieve, come neve. Lenti di cuore nel credere alla parola dei profeti. Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera. Ed egli entrò per rimanere con loro. Io non ti vedo, Dio, ma tu stai intorno. Io cerco i segni, tu sei qui. Tu sei risorto ed io non me ne accorgo. Se avessi un po' di fede, ti sentirei. Nel cuore sere tu sei il mio giorno. Ma quando brilla il sole, non so chi sei. Quando va tutto bene, tu mi stai intorno. Ma sono un presuntuoso, non ti cerco. La soluzione c'è, apri il cuore, tu prega e spera, parla con Dio.